Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi di vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal primo volume del Libro di Cielo, capitoli 34 e 35. Dopo che passai qualche tempo in questo stato detto di sopra, cioè circa 6 o 7 mesi, le sofferenze si accrebbero di più, tanto che fui costretto a starmene nel letto. Spesso si moltiplicava quello stato di perdere i sensi, quasi che non avevo neppure un'ora libera. Mi ridussi ad uno stato di estrema debolezza, la bocca si strinse in modo che non la potevo aprire affatto, ed in qualche momento libero che avevo, appena qualche goccia di qualche bevanda potevo prendere, seppure mi riusciva, e poi ero costretto a rimetterla per i continui vomiti che ho avuto sempre. Dopo che stetti circa 18 giorni in questo stato continuo, si mandò a chiamare il confessore per confessarmi. Quando venne il confessore mi trovò in quello stato d'assopimento. Quando mi riebbi mi domandò che cosa avessi, gli dissi solamente
tacendo tutto il resto, e siccome allora continuavano gli strapazzi dei demoni e le visite di nostro Signore, dissi: Padre, è il demonio. Lui mi disse: Non aver paura, che non è il demonio, se è lui il Padre ti libera. Così, dandomi l'ubbidienza e segnandomi con la croce ed aiutandomi a sciogliere le braccia, perché mi sentivo tutto il corpo impietrito, come se fossi divenuto tutto un pezzo, gli riuscì di restituirmi il moto alle braccia e di farmi aprire la bocca che prima era divenuta immobile a tutto. Questo io l'attribuì alla santità del mio confessore, che veramente era un santo sacerdote, e lo tenni quasi per un miracolo, tanto che dicevo fra me stessa: Vedi, ero preparata a morire. Perché in realtà mi sentivo male, se avessi durato quello stato, io credo che lasciavo la vita. Sebbene ricordo che ero rassegnata, e che quando mi vidi libera provavo un certo rincrescimento che non ero morta. Quindi, dopo che il confessore se ne andò ed io rimasta libera, ritornai allo stato di prima. E così successe che passavo, quando le settimane, i 15 giorni ed anche i mesi, che ero sorpreso da quello stato di tanto in tanto nella giornata e da me stesso riuscivo a liberarmi. Quando poi ero sorpresa spesso spesso, come ho detto di sopra, allora la famiglia mandava a chiamare il confessore, tanto più che avevano visto la prima volta che non ero rimasta libera, che tutti credevano che non mi dovevo più riavere da quello stato, ed invece scesi alla chiesa e mi rimisi allo stato di prima. Così mandavano a chiamare il confessore ed allora restavo libera. Ma però non mi passò mai per la mente che ad un tale stato ci voleva il sacerdote per liberarmi, né che il mio male fosse una cosa straordinaria. È vero che quando perdevo i sensi vedevo Gesù, ma questo lo attribuivo alla bontà di nostro Signore e dicevo fra me stessa: Vedi quanto è buono il Signore verso di me, che a questo stato di sofferenza viene a darmi la forza, altrimenti come potrei sostenere? Chi mi darebbe la forza? È pur vero che quando doveva succedermi un tale stato, la mattina nella comunione me lo diceva, e in quello stesso stato le sofferenze da lui stesso mi venivano, ma non davo retta a niente, il solo pensare qualche volta a ridire al confessore mi credevo che fossi l'anima più superba che fosse nel mondo. Si ardiva a mettere bocca a parlare di queste cose, di vedere Gesù Cristo. E provavo tale rossore che fu impossibile di dire niente a quel confessore, per quanto buono e santo fosse. Allora, qui, come accennavamo ieri, si continua in parte la meditazione di ieri, perché questo fenomeno del tutto peculiare, che a quanto sembra, ecco perché nessuno di noi conosce bene tutta la storia dei santi e della mistica, sia stato uno dei casi un po' unici nel corso della storia. Questa fu l'occasione per cui purtroppo le sofferenze di Luisa, ecco, divennero pubbliche, perché tutta la famiglia assisteva a questi stranissimi fenomeni, no? Quindi questo stato di impietrimento e che gli comportava anche, come abbiamo visto, insomma, giornate intere di immobilità, di impossibilità di mangiare. Quindi possiamo semplicemente immaginare che cosa fosse uno stato del genere, no? E abbiamo visto anche la modalità del tutto straordinaria con cui usciva da questo stato, almeno parzialmente, visto che recupera l'uso degli arti superiori delle braccia e della bocca. Quindi, che cos'è questo? Ecco, qui si entra chiaramente in un mondo, in un campo, in un ambito che certamente è del tutto singolare, peculiare, ed è proprio di quest'anima, no? Evidentemente, però, ci dà occasione per riflettere in senso più ampio sulla divina volontà. Ecco, perché a Luisa avvenivano queste cose? E chi ne era la causa? Allora, il motivo per cui avvenivano queste cose è molto semplice. Ecco. Luisa era una vittima del Signore. L'offrirsi come vittime, attenzione a non fare queste cose, ecco, in modo superficiale, o peggio ancora, temerario, ecco, perché insomma, l'offrirsi come vittima, diciamo che è una delle forme più elevate, ecco, di unione con la volontà di Dio, perché è veramente un rivivere e un ripercorrere la vita di Gesù e di Maria, insomma, che è stata un calice colmo, ecco,
di sofferenze ininterrotte, cioè, noi non abbiamo idea. Leggendo le ore della Passione, Gesù dice alcune cose, però chi di noi può averne un'idea adeguata quando dice che sì, la Passione, c'è stata la Passione spirituale nell'orto degli ulivi, c'è stata la Passione materiale subito dopo l'arresto, ma Gesù parla di Passione divina, di croce che abbraccia tutta la storia e tutti gli uomini di ogni tempo, che la divina volontà gli ha porto in ogni istante della sua esistenza, che quella gli ha dato un dolore, una sofferenza perpetua, infinitamente più grande della passione. C'è scritto così. Nessuno di noi può immaginare cosa fosse una cosa di questo genere, però da quello che Gesù ne descrive, certamente per quanto è impossibile, ripeto, rappresentarsela in maniera adeguata, certamente lascia da pensare, no? Noi non sappiamo neanche quanto possa essere doloroso solo avere un casco di spine in testa. Possiamo lontanamente rappresentarcelo, ma bisognerebbe averla vissuta un'esperienza del genere, no? Però, insomma, vedendo la passione di Gesù, si rimane, meditandola bene, anche soltanto nel suo aspetto, diciamo così, esteriore, cruento, fisico, materiale, si rimane senza parole, no? Quindi un carico, un mare di dolore impressionante. Gesù dice: non è niente, e tutta la sua vita è stato così. Questo del resto, ricordo benissimo, non mi ricordo quale era l'opera, se era Il Castello Interiore, Il Libro della mia vita o Cammino di Perfezione. Ricordo benissimo che Santa Teresa parla di questa cosa. Santa Teresa d'Avila e anche Santa Margherita Maria la Coque, commentando la croce, che vide piantata nella visione del Sacratissimo Cuore, Gesù gli disse: guarda, queste sono le sofferenze immense che fin dall'istante del mio concepimento io ho cominciato a soffrire per la redenzione dell'umanità. Capite? Quindi, e questa sofferenza che cos'è? Questa è divina volontà, figlioli miei cari, d'accordo? Perché questa sofferenza è il prezzo da pagare in continuazione per il riscatto delle anime, per la salvezza delle anime, per la riparazione dei peccati e per la restituzione a Dio della gloria che il peccato dell'uomo gli toglie. Punto. E basta. Quindi, ci sono delle anime elette, così le chiama Gesù, che sono chiamate allo stato di vittima. E qui vedete che ne succedono tutti tanti colori. Tra cose provenienti direttamente dal Signore, quindi le stigmatizzazioni, le coronazioni di spine, la passione, vedremo tutto quello che Luisa ha vissuto in continuazione, cose provenienti dal diavolo, quindi terribili tentazioni, vessazioni, tormenti di vario genere, e queste cose strane, ecco, che dice da chi viene lo stato di impietrimento? Luisa dice a un certo punto dal diavolo, possibile, d'accordo? Diciamo come esecuzione materiale. Però il diavolo è un cane in catena. Per cui questo stato era divina volontà. Certo, il diavolo era lo strumento, come dire, il manovale usato da Dio torto collo, perché lui chiaramente faceva questa cosa a scopo di tormentare, di infliggere dolore gratuito a Luisa. Però Dio gliela permetteva, perché non sarebbe stato un tormento, un dolore gratuito, ma un'offerta che lui sarebbe fatto, che sarebbe salita al trono di Dio assai gradita. Quindi è il diavolo? Forse sì, ma è qui dobbiamo sempre fare attenzione a questo concetto fondamentale. Vi assicuro, figlioli miei cari, che se il Signore ce lo mette alla prova, di vedere quanto ci crediamo, che davvero tutto è proveniente da Lui. Ecco, chi vi parla ne sa qualcosa, insomma, di quanto è difficile, ecco, unirsi a questa cosa, perché a volte le situazioni sono di una sofferenza davvero grande, a volte. Come abbiamo visto, il diavolo fa veramente il pazzo, d'accordo? Specialmente con certe anime.
e uno insomma a vedere certe cose, come dire, rimane esterrefatto. Ecco. Ma questo ci fa capire quanto noi siamo lontani, come dice il profeta Isaia, dai pensieri e dalle vie dell'Altissimo. Cioè, come tante volte ci abbiamo proprio capito niente. Ripeto, magari, non voglio fare sempre il polemico, no, magari siamo sempre a parlare di divina volontà o di fiat o altre cose, no? Quindi qui sono cose grosse. Ecco, uscivo da questo stato solo con l'obbedienza al Padre spirituale. Anche questa è una cosa che fa non poco pensare. Lei attribuiva questo, diciamo così, potere di farla uscire dallo stato alla santità sacerdotale. Questo concetto, diciamo così, può essere in parte, a mio avviso, accettabile, perché ha premesso che c'è un dato oggettivo, e questo dobbiamo sempre ricordarlo, quindi, che è il ministero sacerdotale. E quindi la forza intrinseca che hanno gli atti sacerdotali in quanto atti che Gesù in persona compie per sua virtù attraverso il sacerdote. Quindi è evidente che se quello non fosse stato un sacerdote, santo o non santo che fosse, non avrebbe potuto in questo senso liberare Luisa. Quindi c'è una dimensione legata al sacerdozio ministeriale oggettiva. Ecco, però quello che dice Luisa è sotto certi aspetti accettabile, perché una benedizione non è un sacramento, come insegna Santa Madre Chiesa, ma un sacramentale. E mentre i sacramenti, la Chiesa insegna che funzionano ex opere operato, cioè basta che il sacerdote, chiunque sia e comunque lo faccia, pronuncia le formule in maniera corretta, usa la materia corretta e intende fare ciò che fa la Chiesa, il sacramento si compie. D'accordo? Ecco, invece, paradossalmente, un sacramentale non funziona, non paradossalmente, non funziona ex opere operato, quindi per il fatto stesso che la cosa sia compiuta, ma ex opere operantis. Cioè, per il fatto stesso che la cosa è compiuta da chi la fa con fede. Per cui, supponiamo il caso, Dio non voglia che esista, che un sacerdote fa una benedizione senza credere minimamente, cioè la fa tanto per far contento uno che gliela chiede, ma lui non ci crede per niente, insomma, che quella benedizione sia un atto sacerdotale significativo e forte, oppure veramente non è suffragato da una buona santità di vita. Davvero quella benedizione può ridursi ad una forza ed efficacia davvero irrisoria, ecco, quasi nulla. Quindi questo è teologicamente corretto, questo tipo di discorso. E ovviamente questa è una meditazione, non è una catechesi, è possibile certamente andare a approfondire attraverso gli argomenti tecnici, diciamo, in cui si parla di questo, no? Quindi la differenza che c'è tra un sacramento e un sacerdote. Ecco, qui anche Luisa all'inizio non comprende, tra un sacramento, scusate, e un sacramentale, non comprende che questo male fosse una cosa straordinaria e che quindi che ci voleva ordinariamente il sacerdote per liberarla. È una cosa che ha imparato a capire piano piano. Ecco, vedremo nelle prossime meditazioni, tra l'altro, ulteriori peculiarità e particolarità, ulteriori richieste che Gesù ha fatto a Luisa inerenti al suo stato di vittima. Una sequenza, insomma, abbastanza significativa. Oggi è la vigilia della ultima apparizione di Satana.
Ecco, vorrei chiudere questa meditazione adesso riflettendo un po', fermo restando quello che ho detto prima, che non si fanno queste cose a cuor leggero e non ci si imbarca, insomma, in simili calvari, ecco, senza, dice Gesù, aver ben ponderato se uno c'ha i mezzi per portare a compimento un'opera del genere. Quindi, guai a chi lo fa senza aver prima, come dire, consultato una persona prudente, saggia, e che sia un buon direttore spirituale. Però questa meditazione cade alla vigilia del 13 ottobre del 2017, cioè il centenario dell'ultima apparizione di Fatima. E Fatima è, come dire, è stato contemporaneo, certamente. Mentre c'erano le apparizioni di Fatima, Luisa scriveva anche volumi un pochino più in là. Ma uno dei punti fondamentali del messaggio di Fatima è l'offerta di sé come vittima che hanno fatto i pastorelli, tutti e tre. Poi, i primi due, l'offerta è stata accolta in una maniera molto molto repentina e per certi aspetti molto aspra. Per Suor Lucia c'è stato poi, ecco, il martirio di ferro, insomma, quindi la lenta consumazione in una lunga vita. Però la prima cosa che disse la Madonna ai figli, ai suoi figli, ai pastorelli di Fatima, proprio nella prima apparizione del 13 maggio, fu: volete offrirvi come vittime, come atto di riparazione, come vittime a Dio, come atto di riparazione per i peccati con cui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Per cui, questo aspetto, anche per chi evidentemente non è chiamato in senso stretto ad essere vittima, però oltre che ad essere, diciamo, la quintessenza del messaggio di Fatima, quindi le anime devote alla Madonna, questo lo devono capire, lo devono vivere, vedremo anche e si vede che è una, come dire, un punto focale e necessario della vita nella divina volontà, sotto due punti di vista. Quando ci si unisce alla divina volontà si fanno proprio le intenzioni, come sappiamo, di nostro Signore Gesù Cristo, che agiva soltanto in ogni minima azione per la gloria di Dio, appunto la salvezza delle anime e la riparazione dei peccati, no? Quindi il secondo e il terzo punto fanno appunto oggetto della richiesta della Madonna a Fatima. Primo. Secondo, fermo restando l'offerta di sé, la vita nella divina volontà, in particolare, i giri, sia nel fiat creante, sia nel fiat redimente, sia anche nel fiat santificante, in quel modo del tutto peculiare che si fanno, hanno sempre, diciamo così, come fine, non dico principale, ma quasi, la riparazione dei peccati. Perché se uno fa un giro nel fiat creante, mette il suo diamo nella stella che brilla la notte, come dire, come risposta personale al ti amo di Dio, come ricambio d'amore depositato nella stessa creatura, in questo caso la stella che non può ricambiarlo, sempre però deve ricordare di mettere l'intenzione di fare con questo gesto un ricambio di amore per sé e per tutti. Cioè per tutti gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo che non hanno mai detto a Dio ti amo, ricambiando, quindi prendendo quel ti amo di Dio e ricambiandolo. Allora, questo è molto più facile, chiaramente, no? Cioè, è solo un problema, come dire, di abitudine, quindi di sforzo ascetico, di imparare ad acquisire questo habitus, no? Quindi questo modo particolare di pregare, così come supponiamo un giro in quello che io chiamo il fiat, io li chiamo così, giro nel fiat santificante, non so se si chiamano così, però se io vedo una persona peccare oggettivamente o che mi offende, e come si vede per esempio in alcuni esercizi, no? Sia nell'ora della passione sia nel pellegrinaggio della Divina Volontà, metto il mio ti amo, ecco, si vede nell'ora della passione, non in quelle
bocche blasfeme, insomma, che stanno offendendo il Signore, ecco, per riparare i peccati che fanno e implorare in essi il regno, l'avvento del regno della divina volontà. Questo è un gesto riparatorio, questo qui. Allora, l'ampio capitolo della riparazione, che è un elemento fondamentale, ripeto, della vita nella divina volontà, che è un capitolo così importante e importante, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che ci muoviamo in un contesto di pianeta Terra che è l'opposizione alla divina volontà, è la negazione, quindi c'è una macchina generatrice di volontà umane che si oppongono a Dio, che è in ciclo continuo 24 ore su 24 in quasi ogni mente e anima creata, insomma, no? Quindi immaginiamo se potessimo quantificarlo, cioè immaginiamo la quantità di male, di peccati prodotti quotidianamente, no? Se si potessero fare dei numeri o delle stime. Quanti peccati mortali si fanno al giorno? D'accordo? Facendo un bel fuso orario di 24 ore, partiamo da Tokyo, arriviamo fino a, si chiama, in California. Quanti peccati mortali sono stati fatti nell'arco delle 24 ore di fuso in tutto il pianeta Terra? Sarebbe interessante, insomma, se la Santissima Trinità dicesse un numero, ma penso che qui ci vorrebbero numeri, ecco, i numeri di cui parlava il professor Medi quando faceva le catechesi sulle distanze spaziali. Insomma, qui non lo possiamo scrivere, ci vorrà un 10 alla quattrentesima, alla quarantesima, d'accordo? Non ci bastano i numeri ordinari, perché quanti peccati saranno fatti? Quanta mole di male sarà prodotta? Tutta quanta quella mole di male prodotta, dobbiamo immaginarla come dei rifiuti, d'accordo? Quei rifiuti devono essere bruciati, devono essere, d'accordo? Se no ammorbano l'aria. E dove si bruciano? Se bruciano nel fuoco dell'amore riparante, la riparazione costa sofferenza, capite? Anche quando uno fa un giro di questo genere, sì, noi possiamo riparare questo giro. Possiamo riparare queste omissioni perché l'ha già fatto Gesù durante la sua vita terrena, quindi noi ci uniamo alla divina volontà, perché è da questo che trae la forza, e possiamo riparare mettendoci la nostra volontà fusa con quella divina, ma perché Gesù e Maria hanno già fatto tutto, capite? Quindi attenzione, e ricordiamo sempre che Luisa ha vissuto il dono mistico della divina, il dono della divina volontà dentro questo contesto, quindi non significa che tutti quelli che avranno questo dono devono avere una via così severa, croci tanto grandi, devono essere tutti quanti offerti come vittima a Dio. Però, capite, certamente non è una cosa da nulla, insomma, o un giochino facile facile da bambini, no? Quindi, e più che altro non comporta mai, come non bisogna equivocare, come dire, una deresponsabilizzazione, capito? E una minimizzazione dell'importanza della croce. Vedremo, insomma, cioè, qui si vede in continuazione nel primo volume, lo vedremo, insomma. Dono più grande che ti posso fare, te basterebbe la croce, non ci sarebbe nient'altro, insomma, vedremo come Gesù le dice queste cose, no? Le dice a lei e le dice a tutti, perché il Vangelo, ripeto, non può essere, come dire, mi si perdoni l'espressione, rinnegato dalla dottrina della divina volontà, d'accordo? Quindi andiamo oltre e dimentichiamo quello che c'era. In questo mondo ce lo sogniamo proprio, quindi non deve essere sgombrata, insomma, la mente da questo equivoco, o da questa possibile tentazione. E quindi certamente, no, ripeto, a me a volte mi sono arrivate delle suggestioni, delle domande, dice, ma non è la divina volontà, ma se io mi fondo col divin volere, faccio i gesti di riparazione, faccio i giri, il digiuno che lo faccio a fare? Dico, no, no, che come il digiuno che lo fai a fare? Ma che dici? Il digiuno lo fai, e come? Perché farai un digiuno fondendoti col divin volere, e quel digiuno avrà agli occhi di Dio un valore eterno, immenso e infinito. Sarà unito alle intenzioni di Gesù e quindi avrà un valore
una forza, come dire, neutralizzante tutta quanta la montagna di letame che abbiamo visto essere prodotto ogni giorno nel mondo, molto molto più grande che se lo facessi di virtù propria, ma tu lo devi fare, d'accordo? Perché Gesù queste cose le ha sempre chieste e le chiede. Ecco perché la via della divina volontà è una scelta di santità, e di santità solida, forte, portata al grado più alto, al portento dei portenti, dice Gesù. Ma quindi a riprodurre la vita di Gesù e di Maria in noi, no? La vita di Gesù e di Maria in noi è stata una, come dire, per certi aspetti una favola divina, bellissima, ecco, quindi perché le cose che hanno vissuto Gesù e Maria, solo loro le conoscono perfettamente, ma a fronte di queste grandi grazie, di queste grandi gioie, c'è sempre una proporzionata croce. Quanto più grandi sono le grazie, e tanto più grandi sono le croci. Questo prima ce lo mettiamo bene in mente, e meglio è, in modo tale che non rimaniamo poi disorientati o scioccati quando le cose accadono e abbiamo bisogno della luce soprannaturale per dar loro il giusto discernimento e per sapere in esse come orientarci. Bene, Divina Maria, concediti di ricordare sempre, avere sempre fermo nel nostro cuore, anzitutto la tuo stesso sguardo di fede ininterrotta su tutto quello che tu hai vissuto nella tua vita terrena. Come sempre la luce del tuo intelletto era fisso nella Divina Volontà, e questo niente ti faceva temere e nessuna croce ti faceva sembrare troppo pesante. Noi che siamo tuoi devoti, siamo nel mese del rosario, che viene da rosa, che è il tuo fiore. Ecco, cercate sempre di ricordare che la rosa, che è anche un'immagine oltretutto, a mio avviso, del regno della Divina Volontà, è un fiore profumatissimo, è un fiore bellissimo, ma è un fiore tempestato e circondato di spine, quindi che germoglia proprio tra le spine. Ecco. È quanto mai significativo, insomma, che la Divina Volontà abbia voluto chiamare la preghiera rivolta a te corona di rose, perché questo significa rosario. Tu stessa dicesti che ogni Ave Maria è una rosa che ti si porge, e non è casuale, ecco, che quello sia il tuo fiore. È il fiore anche delle anime che vivono, che vogliono vivere nel divin volere, ecco, sapendo che la quintessenza della santità, con tutto quanto il suo profumo e la sua bellezza, che è la vita nella divina volontà, germoglia, come altro non potrebbe essere, tra le spine delle tribolazioni e delle croci, naturali o soprannaturali, come abbiamo visto in questa odierna esperienza di Luisa. Manteniamo questa meditazione di oggi, ecco, ricordando l'offerta come vittima di Luisa, e chi vittima non è chiamato a diventarci, ecco, deve però sapere, come dice San Pietro, che segue le orme di Gesù Cristo, crocifisso, ecco, e che la croce non è disperazione, ma è gioia, certamente, ma è gioia rimanendo croce. La gioia viene dal fatto che l'abbracciamo in unione con i divini voleri, ma la severità, ecco, che ha e che assume in certi momenti, dobbiamo farla nostra appunto con fede e con amore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, che
ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.